Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video. Oggi finalmente sono qui per parlarvi di un album che mi è piaciuto in una maniera incredibile. Per di più, come voi sapete, come vi dico, come vi ho sempre detto, si tratta anche dell'inedito, del mio personaggio Bonelli preferito. Sto parlando del numero 257 di Dampir Allan Draga, alias il figlio del diavolo, intitolato Messico e Sangue, con questa bellissima copertina del maestro, perché di maestro si parla, Enea Riboldi, che ho addirittura sentito dire in giro che le sue copertine sono fiacche. Mai vista una copertina fiacca di Riboldi. Magari a alcuni piacciono di più, altri meno. Ma lui, Enea Riboldi e la parola brutto insieme non esistono proprio. E neanche fiacco, neanche quella. Ma finalmente, dopo questo mese di luglio, diciamo, che mi ha visto, tra virgolette, passatemi il termine, abbastanza critico per alcuni albi, alcune testate che mi hanno veramente abbastanza, alcuni molto e altri un po' deluso. Ma finalmente la prima, perché questa qua, questo sì, diciamo, è il primo album inedito che leggo questo mese. Se non sbaglio, sì, è il primo album da Bonelli che leggo questo mese, e dico subito che questo album è veramente spettacolare. Finalmente un album di Dampir degno della testa grande che è. Ma parliamo di tutto, insomma, di tutto questo albo. Allora, vi dico subito che al soggetto e la sceneggiatura c'è il bravissimo, bravissimo Giorgio Giusfredi, che a me come sceneggiatore piace moltissimo, e ai disegni Andrea Del Campo, veramente bravo, veramente da applausi i disegni di Del Campo, perché, come sapete, come dico sempre, il disegno bianco e nero chiaroscuro di Dampir, per rendere deve essere fatto bene, perché il chiaroscuro è una cosa importante, fondamentale per la testata, e qua viene fatto veramente in un modo che io amo, magistrale. Titolo Messico e Sangue, e io mi scordo sempre di dire lettering, perché no, perché insomma, copertina, già l'ho detto, e lettering di Luca Corda, lettering molto importante. Allora, di cosa parla? Di cosa parla? Già la copertina, insomma, ai vecchi lettori Dampir qualcosa dice, insomma. Ai nuovi, comunque, questo album vi dico subito, lo potete leggere tutti quanti, perché è un'avventura fatta bene. Allora, come vedete, oggi sono abbastanza contento e soddisfatto, perché insomma, quando ci vuole, dopo questo mese un po' così, insomma, soprattutto per Dampir, per l'ultimo netto di Dampir, per carità di Dio, finalmente siamo alla grande. Di cosa parla l'album? Parliamo della storia. Si parte subito con questa, appunto, bellissima, con questa prima pagina della storia. Siamo ovviamente in Messico e ci troviamo di fronte a uno scambio di soldi e droga, praticamente. Lo scambio finirà subito male perché ci sono di mezzo, tac, i vampiri subito in azione. E poi, dopo tutto questo qua, dopo che succede questa scaramuccia, chiamiamola così, i corpi vengono messi così perché in modo da far sembrare che non c'entrano niente i vampiri, fatta apposta diciamo, per mettere fuori pista i poliziotti, ecco. E poi si parte subito con lui. Chi è lui? È Roberto Quintana, un poliziotto amico del nostro protagonista Allan Draga, che ci racconta praticamente la storia sua e di Joe Dern. Joe Dern, chi è Joe Dern? È lui. Eccolo qua, scusate, lui. Joe Dern, questo suo amico poliziotto, amico, sì, amico poliziotto che diciamo è diventato diventò anzi suo, diciamo così, amico, suo compi no, complice, lui proprio, che gli fece venire la voglia di diventare poliziotto, perché quando il nostro Roberto Quintana era piccolo si era invaghito di questa Juanita, che praticamente poi verrà proprio uccisa in un agguato, e di mezzo c'è Joe Dern, perché Joe Dern praticamente, lei era innamorata di Joe Dern, ma lei, diciamo, tra virgolette, diciamo così, la sfruttava perché serviva come, diciamo così, perché lei era prostituta, e lui, diciamo, la voleva salvare, poi la usava per attirare i criminali, ecco, diciamo così. E
E quindi lei viene uccisa e lui, siccome la vuole vendicare, chiamandolo per la prima volta Bobby col suo soprannome, gli dice: vabbè, allora ci penso io ad aiutarti, andiamo a cercare quelli che hanno permesso questa esecuzione. E infatti poi partiranno insieme per andare a cercare Juanita. Eccolo qua. Voi dite cosa c'è, perché Joe Donne, perché il nostro Quintana parla di Joe Donne? Perché in quello che è successo all'inizio, cioè con questa rapina, pare, questa sì, con questi vampiri che hanno ucciso in questo scambio di droga, pare che ci sia di mezzo Joe Donne, perché sono passati molti anni, perché lui era piccolo, però sembra dalle foto che sia rimasto praticamente identico, uguale, e sembra che adesso Joe Donne, appunto questo poliziotto, sia diventato praticamente un non morto e gestisca gli affari nella nuova frontiera del New Messico. E da qui in poi, a questo punto, lui chiama subito Harlan Draga per raccontargli questa storia, che Joe Donne potrebbe essere un non morto e sta appunto giostrando questo traffico di tutto, di armi, insomma, di sostanze stupefacenti a confine col New Messico. Chiama subito Harlan Draga. Eccolo qua. E da qui in poi si metteranno alla ricerca di John Dorne. Ovviamente, nel mentre che fanno questo viaggio, scopriamo altre cose ancora riguardanti il passato tra John Dorne e il nostro Roberto Quintana, perché poi mi è piaciuto perché si va a scavare un po' nel passato ancora una volta di Quintana. Cioè, Roberto Quintana lo conosciamo perché praticamente Roberto Quintana prima si arruolò in polizia, diciamo così. Più avanti, poi, quando diventerà più grande, decide di tagliare fuori il poliziotto perché praticamente il fratello era praticamente i Narcos, prima uccisero il fratello e lui si cominciò addirittura a diventare un alcolizzato e poi decise di entrare in polizia. Infatti, poi in questo paragrafo ci racconta anche questo aneddoto più che chi legge la saga magari lo sa, chi non lo sa scopre anche un'altra cosa in più, oltre che appunto il passato tra Joe Dorn e Quintana, proprio lui, che serve appunto alla trama che va in corso. Guardate un po' qui che spettacolo questi disegni, insomma i disegni del campo mi sono piaciuti moltissimo. Primi piani di Dumpy spettacolari, questo è l'Harlan Draga che mi piace, ma anche come viene rappresentato, vedete, è il profilo, cioè il nero viene usato veramente bene anche quando è giorno, non soltanto quando è notte. E quindi poi dopo questa storia andrà avanti, perché dopo loro andranno a cercare appunto Dorne, si faranno da tramite qui a incerti qua andando in questa useranno questa scusate, attraversando questo fiume in compagnia di un agente di polizia, che poi in avanti scopriremo cosa perché questo agente li sta aiutando, fino a che poi non si incontreranno con Dorne, come vedete, è rimasto prima, sì, è un po' cambiato, ma è rimasto uguale nel tempo. Contando che sono passati 50 anni, si vede che è un non morto. Ovviamente la storia è ritmata benissimo, ci si avventura verso il New Mexico, quindi c'è anche l'avventura, c'è l'azione. Si parla di traffico, appunto, di traffico, poi c'è di traffico, appunto, di stupefacenti, di criminalità. Quindi si rifà a quel tipo di cenere mafia anni 80, fatto così, però ai giorni da adesso, perché comunque il New Messico è rimasto un po' nella nuova contea del New Messico ancora si usano quel tipo di criminalità che andava negli anni 80, quando c'era, ne so, Escobar e tutti insomma quegli altri criminali. I dialoghi che vengono affrontati, non vi ho detto che praticamente Joe Donne lavorava per la DEA prima, poi dopo adesso è diventato effettivamente un non morto e gestisce questi traffici appunto sulla frontiera del New Mexico, come vi ho detto più volte. La parte quando andranno a scontrarsi con Dorne è fatta veramente bene, cioè insomma ci sono combattimenti, guardate qui che spettacolo ragazzi. Insomma questo è il Dumpy che ci piace, queste sono le storie che ci piacciono, che ci intrattengono, che ci fanno divertire, non ci fanno annoiare, questo è quello che io chiedo a Dumpy. Se belle storie d'avventura, con vampiri, con avvenimenti che succedono, che ti trattengono, ti fanno immergere la storia. Io non vedo, io leggevo più, non vedevo andare avanti. Cosa è quando c'è Boselli, non capita più, ragazzi. Io dico la verità, lo sapete. Questi sono gli abiti d'amperi che mi fanno impazzire, che io vorrei sempre così. Certo, non si può sempre chiedere il capolavoro. Questa è un'ottima storia rispetto a quelli che abbiamo visto ultimamente. Però
ce ne sono storie altre belle, però questa qui veramente è veramente una storia classica di Dampiri, come c'erano all'inizio, quando faceva anche Colombo queste storie, l'ha fatta anche Colombo. Quando c'erano anche ai disegni Dotti succedevano cose del genere. Basta vendere i primi 30 numeri e ve ne fare un'idea. Guardate qui come sono veramente. Poi nella notte, ragazzi, qua veramente. Mi è del vecchio, ma del vecchio è del campo. Fa veramente guardate, ragazzi, che spettacolo! Cioè, che si può dire a questo tipo di disegno? Non gli si può dire niente. Guardate qui, cioè, guardate qui pure, guardate questo. Cioè, veramente un signor albo, ragazzi. Questo è quello che ci piace, questo è quello che voglio. Guardate lì, cioè. Non mi sembra che qui ci sono vignettoni. Guardate come i disegni respirano tutta la pagina. Guardate quanto è bello. Ma ci sono anche però pagine in cui ma si parla di cose utili, fine alla trama. Poi mi piace perché c'è questo rapporto tra Quintana e Dorn che viene veramente scritto in modo impeccabile, viene veramente analizzato bene, ci si affeziona a entrambi i personaggi. Io sono cioè, Quintana già lo conoscevo, lui mi piace molto il Dampir. Ma guardate qui, quando poi dopo si rincontreranno e ci sarà, tra virgolette, la resa dei conti, anche se non mi sono scordato di dirvelo, vi adesso che questa storia continuerà poi avanti, perché ovviamente lui è un non morto, ma i non morti hanno dei capi. A loro, come sapete, ci sono dei maestri della notte. Quindi, guardate qui, ragazzi, che spettacolo! Guardate anche qua, guardate qua. Cioè, guardate che un albo veramente imperdibile. Questo albo è imperdibile, ragazzi. Questo è veramente un grandissimo albo. I lettori di Dampir, come me, saranno vedere poi la differenza quando poi il chiaroscuro finisce. Però anche qui ancora quando Quintana è giovane, vedete, è ancora una volta. Mi piace insomma questo discorso fatto sul rapporto tra questi due personaggi. È fatto bene. Ancora una volta dimostri i miei piani nel chiaroscuro. Guardate che spettacolo. A me quando è così, ragazzi, mi piace. Questi sono abiti da acquistare. E poi ecco, nel finale poi vedremo. Vabbè, non vi dico niente, sono proprio. Vi brucio tutto. Non vi dico come andrà a finire. Apparirà un altro personaggio. Vabbè, non vi dico niente, ragazzi. No, ovviamente ve lo brucio. Non vi posso dire nient'altro. Sono gasato. Vi voglio raccontare tutto. Capisco che chi lo vuole leggere. Poi dopo mi dice: ma se mi racconti tutto, insomma. Però magari questa parte d'azione finale che mi è piaciuta molto. Tanto qua non capite niente se non conoscete i personaggi. E poi vi mostro l'ultimo fantastico primo piano del nostro Arlan. Eccolo qua. Spettacolare. Spettacolare, veramente. Applausi e giustrei. Prossimo numero, vi mostro. Si intitolerà. Scusate. Si intitolerà. Eccolo qua. Dottor Dolore, il numero 258, che sarà il continuo diretto, perché questo albo, appunto, finirà. La storia finirà nel prossimo numero, in edicola del 30 settembre. E non vedo l'ora perché, ragazzi, mi ha veramente tenuto fino all'ultima pagina. Insomma. Ripeto, finalmente, no, finalmente, cioè sì, finalmente perché dopo l'ultimo, una storia ritmata, senza quei vignettoni infiniti che non servono a niente, disegnata come deve essere disegnato Dampir, elaborata bene, ci si affeziona ai personaggi, c'è Quintana che mi piace, c'è Jodorn che non conoscevo perché lo conosciamo in questo numero, e ci racconta questa vicenda che ti piace tantissimo. Poi ci sono i vampiri, ci sono i non morti, c'è lo scontro con i Narcos, c'è veramente di tutto. Questi sono albi che secondo me sono da prendere a occhi chiusi. Certo, a occhi chiusi, mo perché io non mi aspettavo. Mi aspettavo, come avevo detto, questo numero sarebbe stato migliore, perché comunque mi ispirava moltissimo sia la copertina sia la trama. E quindi questa volta sono stato ripagato. Quindi, ragazzi, correte in edicola, acquistarlo perché veramente vale la candela. Due albi che uno meglio, sicuramente uno meglio dell'altro. Giusfredi tira fuori una semplice, alla fine è una sceneggiatura semplice, però elaborata bene, accompagnata del campo, che veramente ragazzi, che vi devo dire ragazzi? Quando ci sono le immagini che parlano e non i vignettoni che soffocano, questi, immaginatevi dei vignettoni a coprire questi disegni, li avrebbero massacrati. Mi dispiace, cioè mi dispiace dirlo, ma immaginatevi qui dei vignettoni a coprire questi bellissimi disegni del campo. Sarebbero stati sprecati, invece no. Non ci sono, ci sono. Ovviamente ci sono
ci sono ovviamente perché si deve anche parlare, però io capisco quando ad esempio qui servono perché comunque avanzano della trama, ci si raccontano delle cose perché comunque si racconta anche di questo, del passato di Quintana, quindi servono, però non in modo eccessivo, ragazzi, e soprattutto c'è il ritmo, c'è tutto quello che serve, veramente un album che mi è piaciuto tantissimo. Interrogio così, finalmente mi sto divertendo, questo è lo svago che voglio, questo è il Dampier che amo, questo è il Dampier che voglio leggere tutti i mesi, vorrei leggere, o almeno vorrei leggere tutti i mesi, anche quando c'è la continui, perché la continui non è di essere per forza pesante, la continui può essere fatta e la buona così. Sarebbe a quel punto non lo farebbero, che sono rapido, a quel punto bisserebbe tutti quanti gli altri personaggi Borelli, però insomma. Quindi basta, sto parlando 15 minuti, però 15 minuti doverosi, e io veramente non so che altro dirvi. Dietro c'è la bugia del Colon Dampier, di cui ci ho fatto video e di cui ci mi sono espresso. Ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, fatemi sapere nei commenti, datemi retta questa volta, come spero che vi faccia piacere quando magari scrivo le mie opinioni. Questa è un'opinione che promuove appieno questo albo. Bravissimo Giust Freddy, sei un grandissimo sceneggiatore, ma anche del campo, che spero che rivedremo ancora, per quanto riguarda Dampier, insomma, perché è bravissimo a disegnare Dampier. Ci vogliono, ripeto ancora una volta, i chiari scuri sono la cosa più importante, perché è così, perché Dampier è un personaggio che vive nella notte, quindi. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti, mi piace il video se vi è piaciuto, se siete interessati ai miei video iscrivetevi al mio canale e fate quello che vi pare, commentate, fatemi sapere voi cosa ne pensate se l'avete letto, e se lo acquistate spero che lo facciate perché veramente questa volta merita. Vi mando un grosso abbraccio, come dico sempre, come faccio sempre, vi voglio bene a tutti, lo sapete perché ve lo dico sempre, vi ringrazio sempre per il grande sostegno e per il grande affetto. E vi mando un grosso abbraccio e come al solito, come dico sempre, come faccio sempre, ci vediamo al mio prossimo video, e viva l'Andraga, il figlio del diavolo.